Ciao, oggi siamo qui con la dottoressa Roberta Rigo e l'agricoltore Octavian Kirial per parlare di uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile che a tutti noi sta più caro, quello che va a combattere la fame nel mondo. Spiegatemi un po' di cosa si tratta e quali sono le problematiche ad esso legato. Sì, abbiamo deciso di focalizzarci sull'obiettivo legato ai problemi della fame nel mondo perché attualmente 800 milioni di persone soffrono di malnutrizione o fame e non è un problema solo legato ai paesi in via di sviluppo ma anche a paesi come l'Europa o gli Stati Uniti in cui attualmente 14,7 milioni di persone soffrono di fame o malnutrizione. Attualmente il problema non è tanto legato alla mancanza di cibo quanto più allo spreco di cibo, all'utilizzo di tecniche di produzione non efficienti e alla presenza di guerre. Tutti questi fattori impattano negativamente sull'ambiente e ha un riscontro negativo sulla produzione stessa di cibo. Riteniamo quindi che affrontare questi problemi sia indispensabile non solo per andare a risolvere problemi di salute, ma in una società in cui non ci siano problemi legati al cibo è anche una società più sana, più efficiente, con un'economia più sviluppata e con un'educazione tendenzialmente più elevata. Interessante. Ma quali obiettivi e soluzioni vi siete posti per affrontare questi problemi? Gli obiettivi riguardano tutta quella che è la filiera di un prodotto alimentare, ovvero la produzione, la sua trasformazione e la destinazione di consumo. In mezzo ci sta ovviamente il trasporto e la sua distribuzione. Per quanto riguarda il primo punto, ovvero la produzione dell'alimento, parliamo di vegetali, perciò focalizzarsi sulla produttività maggiore nel futuro. Stiamo affrontando un paradosso in quanto per l'aumento demografico dobbiamo soddisfare una richiesta maggiore, ma allo stesso tempo la superficie coltivabile a livello mondiale si sta riducendo per varie ragioni, quali l'erosione del suolo e il riscaldamento globale. Perciò focalizzarsi sulle coltivazioni più produttive per migliorare geneticamente e non solo migliorare anche dal punto di vista tecnologico, riuscire a trasferire il sapere scientifico e tecnologico anche nelle aree del mondo meno sviluppate, poi riuscire ad accorciare anche la filiera alimentare, ovvero promuovere le realtà locali, dopodiché per quanto riguarda la distribuzione fare sì che sia più omogenea, più giusta a livello non solo locale ma globale. Qui è tutto.